Ciao a tutti, bentornati con un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere la mia collezione di smalti. Questa è la postazione dove abitualmente io registro i video, là c'è la lampada, qui c'è il PC con la piccola Tofì. Facciamo sempre rime, ma sì. Che schifo che sta diventando sto video. Comunque, tastiera, tutto l'occorrente per il montaggio video. E poi ci sono tutte le scatole che contengono gli smalti. La mia collezione di smalti è un Tetris. Ci sono scatole in ogni dove. Vedete? Scatola, 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 scatola. Dove trovo scatole? Io le acquisto e ci metto smalti perché si riempiono sempre di più. Premessa, tutti gli smalti che state per vedere non sono stati naturalmente tutti acquistati da me, ma ci sono tantissime aziende che ogni giorno mi contattano per testare smalti, visto che comunque, come ben sapete, il canale è abbastanza seguito e nulla, ci sono tante aziende con cui collaboro, quindi non sono tutti smalti che ho acquistato. Inizio col farvi vedere tutta questa scatola qui e poi man mano scendiamo con le altre scatole. Dove ho comprato le scatole, l'ho detto spesso nei video, comunque quella lì dai cinesi. Questa qui è di Bottega Verde, questa qui l'ho trovata in un negozio che si chiama Epicasa. Questa è sempre Bottega Verde. Sotto invece abbiamo Epicasa e cinesi. Questi con i cassetti dei cinesi sono molto comode, le vidi al volo, anche se non acquisto quasi mai niente dai cinesi, però queste qua le ho prese perché mi risultano davvero molto molto comode. Iniziamo! Qui sopra, come potete vedere, poggio tutti i solventi. Questo assolutamente è il mio preferito, quello di Essence al cocco e papaya. Davvero, cioè quando vado al centro commerciale Ipercop faccio scorta perché so che mi piace tantissimo ed è davvero ottimo, quindi ve lo consiglio. Poi ho altri generi di solventi, tipo quelli ad immersione, ho quello di Collistar, piccolino, ottimo da viaggio, ho anche questo Deborah, idem, tutti validi, quello di Bottega Verde, poi ho le salviette, anche queste comode per viaggiare. Scendendo qui abbiamo il cassetto Basi e Top Coat, pieno zeppo, pesantissimo se riesco, eccolo qua. Abbiamo tutte le basi, quelle di Debbie, che sfrutto tantissimo. Qui ci sono quelle di Bottega Verde, ancora da utilizzare, però preferisco finire prima quelle che ho fuori dalle scatole, naturalmente. Top Coat, base... No, questo è uno smalto bianco, tra l'altro schifoso, non so perché. Comunque, Top Coat, dicevo, smalti rinforzanti, come potete vedere, sono davvero molto attrezzata. Da questo lato invece abbiamo le marche miste, questo è il cassetto marche miste, dove troviamo UPI, Laila, varie marche, Kiko, Mia Makeup, questo Rimmel London, Deborah. Quindi ci sono varie marche, insomma, tutti smalti di varie marche. Qui abbiamo gli smalti, questa è un'azienda che mi contattò un po' di tempo fa, Cargi. Sono smalti abbastanza validi, il pack abbastanza grande. Mi inviarono, se non erro, 7-8 smalti. Comunque hanno il pennello, quello grande, quello doppio. Qui abbiamo altri smalti Deborah, come potete vedere. Poi da questo lato abbiamo i crack di Debbie. Quelli effetto crack, come ben sapete, quelli effetto disco, tutti smalti Debbie. Questi qua abbiamo uno Deborah. Ora scendiamo sul lato sinistro e qui abbiamo altre 1, 2 e 3 scatolette. Diciamo che questa è una scatoletta. Questo è il cassetto, il piccolo cassettino dove metto tutte le cose che utilizzo abitualmente. Quindi ci sono per dire Dotter, la mia lima abituale, spingicuticole, burro, un dischetto di ovatta, un guanto e tutte le basi, top coat, olio cuticole, quelli che utilizzo spesso. Poi, da questo lato abbiamo la scatoletta, quella di Bottega Verde, e all'interno potete vedere che ci sono tutti gli smalti della nuova collezione Debbie. Vi faccio vedere questi qui, tutti i gel play, nuovi gel play. Questo è uno degli ultimi kit che mi è arrivato, non l'ho ancora provato. La marca è P2, mi sa che si vende all'OVS, sì, rivenditore all'OVS. C'è la base al calcio. Mi sa che provai a stendere la base e non mi piaceva già, non si asciugava presto. Poi c'è questo smalto base peel off, lo smalto Bordeaux. Comunque vi farò sapere perché più presto vi dirò come
come mi ci sono trovata. Poi c'è la lima, questa qui, e la penna correggismalto. Qui dentro invece ho ancora smalti di Bottega Verde. Poi ho altri smalti sempre della collezione Debby, Gel Play, tutti i colori della stagione estiva, sì, della precedente stagione estiva. Spostiamoci a destra e qui c'è un'altra scatola. Queste sono anche molto molto valide, ma credo non si trovino più sul sito di Bottega Verde. Comunque, all'interno di questa ho tutti i gel effect delle nuove collezioni di Deborah. Ho anche le basi, quelle al calcio, BB Nail Foundation, queste sono tutte quelle, le nuove tonalità. Ci sono anche quelle 7 Day Long, oltre ai gel effect, come potete vedere. Quindi qui dentro ho tutto Deborah. Scendendo troviamo questi altri che adesso vi metto qui sopra per farvi vedere meglio. Questo cassetto sta sprofondando nel nulla. Comunque, oh mamma mia, altri smalti. Qui ho la mia collezione di China Glaze, quella che comprai un po' di tempo fa, la verità. Comunque sono sempre ottimi, cioè, assolutamente, non sono da buttare, sono tutti ottimi, utilizzati per parecchie volte. Questo qua ad esempio è finito, invece tutti questi qui sono ancora intatti. E ottimi. Magari questi qua sono da buttare, questi della Gracie, perché comprai un lotto di smalti, ricordo all'inizio quando ho il cellulare, un attimo. Stavo dicendo, questi smalti qua sono tutti da smaltire, bellissimo termine. Come potete vedere, non sono usati perché comunque comprai un lotto di smalti che era davvero in offerta da una profumeria. E mi ricordo che erano tutti colori orrendi, come potete vedere, cioè non mi piacciono per niente. Comunque sono da buttare perché sono scaduti al mille per mille. Secondo cassetto, ancora smalti Debby. Io sono ossessionata, diciamo, da questi smalti. Sì, all'inizio ne compravo tantissimi, poi collaborando sono aumentati ancora di più. Ancora smalti Debby. Qui c'è un China Glaze che sbuca così. Smalti pupa qui dietro, ve li faccio vedere, sono pochini ma ce li ho, eccoli qua. All'ultimo piano invece ho tutti i color play che sono diversi dai gel play perché i color play sono quelli delle collezioni permanenti, come potete vedere sono tutte colorazioni miste di tutti i generi. Ultima scatola, giuro, prometto, questa è quella più schifosa perché è molto molla. Ho dovuto rinforzarla con un cartone sotto, ma è davvero davvero squallida questa scatolina qua. Però mi serviva perché è molto spaziosa, come potete vedere. Allora, qui dentro vediamo, ho la marca Collistar, eccoli qua, tutti gli smalti che ho di Collistar. E poi ho, vi faccio vedere sommariamente questi qua, dagli effetti più disparati, Mesauda, il kit di Foil, un altro smalto Mesauda, questo fa parte della collezione, l'ultima collezione, quella di Natale. Qui ho il kit con la lima e lo smalto rinforzante 3 in 1. Questi qua sono quelli profumati di Bottega Verde, smalti, e questi sono quelli, sì, sempre profumati, però della collezione estiva. Davvero molto simpatici. Qui ho altri smalti di Bottega Verde dagli effetti speciali, come potete vedere, e basta. Poi ho anche altri kit, di là ne ho altri, ma ne ho tantissimi. Questi sono ad esempio quelli degli UPI, gli smalti degli UPI, la collezione è quella Travel Exclusive, in vendita sugli aerei. Sì, l'acquistai quando andai a Londra, se non erro, a Berlino, non ricordo. Questi sono le collezioni di Formula X di Sephora. Infatti il rosso che vedete all'interno di questa scatolina è quello che indosso oggi. E poi ci sono questi altri smalti speciali. Insomma, tutta la mia collezione era questa. Fatemi sapere con un pollice in su se vi è piaciuta, lasciatemi un commentino e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!